Sei sempre la vergogna della banda. Anche oggi hai suonato in battere invece che in levare. Innanzitutto, quando siamo in servizio, mi dia da lei e mi chiami professore. Ma quale professore? Lei non è nemmeno un bidello. Io sono il migliore suonatore di gran cassa di tutto il meridione, tanto che mi chiamano la gran cassa del mezzogiorno. Bravissimo! E allora perché oggi ha suonato in battere invece che in levare? Il tempo è questo. Quel defunto. Ma che gliene importa Pompeo Ciova di me, che quando sono nata io lui era stramorto? Eh già, cosa gliene importa? Tu sei sicura che non è tua zia a muovere il tavolino? Ma che ne so, io non partecipo mai alle sedute. Insomma, l'ultima decisione è questa. Gli studi li devo andare a finire in Svizzera. Ma che cosa succede? Ecco, allora, dobbiamo guardare il busto. Il busto, sì. È meglio che guardi io. Sacrilegio! Scopritela là! Oh, mia mamma! Che vergogna! Tutto imbrattato! Se tu avessi un minimo di dignità, ti dovresti dimettere da sindaco. Ma per favore! Sì, lo so, ma come faccio? Ti arrangi! Vai dall'onorevole e gli parli. Cose che non mi erano mai capitate prima di venire in questo paese dove lei mi ha trascinato, eccellenza! Se possiamo fare qualcosa... Andate al diavolo! Ah, un momento. Dite a quella specie di albergatore che sto ancora aspettando l'infermiere che ho chiesto. Lei lo sa che non posso interrompere le mie iniezioni, eh? Eccellenza! Frati, per forza, sono l'ospite d'onore. È un suo collega. È l'ospite dell'ospite d'onore. Prego. Prego, dopo di loro. Vadano. Per me, come maestro di banda di Santa Veronica Alta, non dovevi accettare. Ciccio, non mi sfottere. Che colpa ne ho io se la mia fama ha superato i confini? Signore e signori, ho il piacere di presentarvi l'ospite d'onore di questa eccezionale serata. Il maestro direttore della banda... Scorso in treno, come se non fosse niente. Lei l'ha persa e io l'ho trovato. E te ne sei appropriato, sei un ladro. Ma quale ladro? Che ne sapevo io che lui aveva scritto la brutta copia. Coraggio di guardare, guardate voi. Ma che se n'ha? No, io no, non posso. Povero Gianni. Poveri ragazzi. Tutta colpa tua, Ciccio, io te l'avevo detto di andare al torrente. Alfredo, siamo qui. Gianni! Ehi, Gianni è qua. Che sonno duro, ho dovuto fare una fatica per trascinarlo. Gianni! Che ti è successo, eh? Che ti è successo? Giulietta, ma sei impazzita, cos'è così? Ma che ora è? È ora che per poco non ci lasciavate la pelle. Grazie.